Domenica 11 febbraio, bentrovate e bentrovati a Liberi Dentro e Dura Dei TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che tutti i giorni vi fa compagnia. Vi fa compagnia anche durante il weekend e in questo giorno che in realtà è il giorno di carnevale. Ne parliamo con Sofia che ci racconta un attimino come si svolgono questi festeggiamenti e un po' quel significato che hanno. Sofia, a te la parola. Sì, ciao Antonella, ben ritrovati a tutte e a tutti. Oggi è proprio il giorno di carnevale. Da sempre, diciamo, in Italia è un po' una tradizione quella di festeggiare il carnevale mascherati. Infatti, fin da bambini, magari fin dall'asilo, noi ci vestiamo da qualche personaggio dei cartoni animati oppure da un personaggio storico, tutto quello che la fantasia, insomma, ci fa venire in mente. Infatti è anche tradizione quella di non solo travestirsi, ma di uscire travestiti, di fare delle grandi parate, magari nelle nostre città, fra le strade dei nostri paesini, con dei carri, in una maniera un po', diciamo, circense. E poi anche di mangiare tanti dolci, buttare tanti coriandoli e fare qualche scherzo anche. Il carnevale però ha una tradizione, diciamo, che si va a un po' a spegnere qualche giorno dopo. Infatti il 13 febbraio, che sarà martedì, viene chiamato Martedì Grasso, che sarà l'ultimo giorno di festeggiamenti prima del periodo un po' più di raccoglimento, secondo la religione cristiano-cattolica, che sarà quello della Quaresima, quindi i 40 giorni che precedono Pasqua. E poi ricordiamoci anche che questo è un anno particolare perché siamo nell'anno bisestile, il 2024, no? Quindi avremo 29 giorni e il nome di questo mese trae le sue radici dal latino februare, trasmettendo l'idea di purificare o costituire un rimedio agli errori. Questa denominazione si lega strettamente al calendario romano in cui febbraio rappresentava proprio un momento dedicato ai rituali di purificazioni, celebrati in onore del dio Etrusco Februs e alla dea romana Febris, e questi riti poi giungevano al loro culmine appunto il 14° giorno. Ma mi fermo qui per passare subito all'aspetto culinario che non abbiamo ancora affrontato, ma che oggi regna sovrano, perché con Chef al Fornelletto proviamo a preparare le raviole fritte, o meglio, le raviole di Mirella. Mirella, chi è una collega cuoca dello chef Marcone, che evidentemente ha una ricetta spettacolare. Guardiamola insieme. Buongiorno a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Chef al Fornelletto. Un saluto particolare a tutte le persone detenute nelle case circondariali dell'Emilia Romagna. Io sono Francesco e insieme a me oggi c'è Jacopo, Chiara, Laura. Laura. E insieme prepareremo un dolce molto semplice. Sono le raviole fritte. Parole sono composte da burro, 75 grammi di burro, 8 grammi di lievito chimico, quindi mezza bustina, una bustina di vanillina, due uova, 300 grammi di farina 00 e 100 grammi di zucchero semolato. Per la farcitura abbiamo fatto una crema classica, un pochino più soda perché deve sopportare la cottura, e ci abbiamo messo anche un nocciolato, una crema spalmabile un po' più solida. Questa preparazione si divide in due fasi, c'è cioè la preparazione delle raviole, e poi dopo queste raviole devono rimanere ferme a riposare in freezer per almeno 3 ore. Per quale motivo? Perché si deve ghiacciare l'interno, perché così in cottura non si scioglierà e non uscirà dal nostro prodotto. Quindi, prima di poterle cuocere, bisogna farle riposare quelle 3 ore in freezer.
poi dopo si possono friggere tranquillamente ed è un piatto, un dolce molto, perlomeno nelle nostre zone, conosciuto nel periodo di carnevale, più o meno. Ok, partiamo? Tu Jacopo sei pronto per impastare? Perché vedo che proprio hai l'entusiasmo per impastare. Allora, mettiamo farina, zucchero, tutti gli ingredienti insieme e alla fine ci mettiamo le uova. Tutti insieme dentro la ciotola. Lo faccio così perché chi non ha l'impastatrice può fare tranquillamente così. In poche parole è una frolla un pochino modificata. Abbiamo tolto un po' di burro dalla dose classica della frolla e abbiamo tolto anche un po' di uova. Se non ne piace la crema, non ne piace il cioccolato, la può fare con la marmellata, non senza nessun problema. Rompiamo le uova, dopo ti vai a lavare le mani. Solo facciamo una cosa, guarda, le uova le rompo io, così te puoi impastare senza nessun problema. Non ti preoccupare se ti si attacca la roba, l'impasto alle mani, che poi dopo, appena raggiungerai la densità giusta, tutto sparisce. Poi questo impasto non c'è neanche bisogno di farlo riposare tantissimo, si può utilizzare quasi nell'immediato. L'unica cosa è che c'è questo tempo d'attesa di 3 ore in freezer. Man mano che si fanno le raviole, metterle in freezer, andiamo a velocizzare un po' i tempi. Devono risultare ghiacciate, congelate. E le cuociamo direttamente congelate. Lo shock termico ci permetterà di cuocerle senza far sciogliere il cuore cremoso. Lo lasciamo riposare 5 minuti, intanto ci prepariamo con dei vassoi piccolini, 2 fogli di carta da forno che ci servirà per tirare questo impasto, un po' di farina e un coppa pasta. Si alza, adesso la teniamo bassa, no, non ti preoccupare. Ci mettiamo questa, la schiacciamo un pochino con le mani e poi per fare questa lavorazione non è neanche necessaria la spianatoia, basta 2 fogli di carta da forno. Mi ricordo che all'inizio, le prime puntate, lo facevamo anche con la pellicola per far vedere che si poteva fare, ottenere un risultato discreto, buono, anche senza avere delle attrezzature particolari, perché questo programma è nato così, eh. Ok, allora qui è un pochino ancora grossettino, lo andiamo a tirare, perfetto, e adesso cominciamo a fare i nostri ravioli. Allora, partiamo con quelli alla crema e lo teniamo leggermente, non al centro, un pochino spostato. Prendiamo una, non dobbiamo schiacciare niente, dobbiamo solamente piegarla, così, senza schiacciare, senza fare niente, e lo mettiamo sopra lì, ok? So che tu vuoi fare quella al cioccolato, vero? È uguale. Si soffre un pochino di più adesso, però se facciamo riposare l'impasto, a volte succede che si crepano nella piega. Quindi preferisco soffrire un po' adesso per avere un risultato migliore dopo. Dove le mettiamo? In forno. In forno? La battitura. Ah, ok, vai a mettere la battitura. Per quanto riguarda la crema pasticcera, per far sì che tenga la cottura, che non diventi liquida, si fa un pochino più densa, cioè quindi non faremo altro che aggiungere un pochino più di amido, di farina, di maizena, quello che si usa solitamente in casa per fare la crema. Sì, anche quella è una battitore, bravo Laura. Allora, logicamente adesso siamo in una fase di attesa, perché stiamo aspettando che le nostre ravioline si congelino. In freezer, come dicevo prima, ci vuole circa 3 ore, in abbattitore molto meno, cioè mezz'ora, 40 minuti siamo già perfetti. Poi se l'abbattitore è vuoto, quindi ha tutto il freddo a disposizione, mezz'ora è già più che sufficiente. Infatti sono tempi, abbiamo 1 a 6, per quello, le attrezzature professionali danno quel vantaggio lì.
Bene, sono passati i 30 minuti del nostro battitore e cominciamo a friggere un po' per uno. Queste sono quelle alla crema. Intanto prendiamo fuori un piatto dove le andremo poi a mettere ben disposte una volta cotte. Si cuociono senza far uscire il contenuto. Quando si friggono queste cose, che c'è la vaniglia, si sente, cioè, si sente proprio l'odore del carnevale. Queste anche fatte il giorno prima, si possono anche lasciare volendo in freezer. Se uno ne produce tante, invece di cuocerle tutte, le può lasciare in freezer per un 3-4 mesi, non di più. E dopo sono sempre pronte per essere fritte al momento del bisogno. Queste sono quelle della crema. Vedete, anche se si aprono leggermente, il ripieno non fuoriesce. Quello al cioccolato bisogna sempre farle dopo, perché se esce un pochino il cioccolato fa questo effetto qua nell'olio. Ovviamente fa tutta la schiuma e le rende, perde di caloria l'olio. Oppure bisogna farle in una padella o in una friggitrice con abbondante olio. Questa ricetta me l'ha data una signora che me l'ha fatta assaggiare un po' di tempo fa e io le facevo in maniera diversa, e allora oggi le ho fatte con la sua ricetta. A me piacciono molto, per me sono buonissime. Questa signora si chiama Mirella, fa la cuoca, e abbiamo lavorato insieme, mi ha dato questa ricetta e le avevo promesso di condividerla con tutti gli altri. Allora, bene, abbiamo concluso la nostra preparazione, abbiamo fatto le nostre ravioline alla crema, quelle al nocciolato che abbiamo diviso, zucchero a velo per quella crema e cacao in polvere per quelle al cioccolato. Bene, ricetta difficile? No. No. Fattibilissima? Sì. Anche a casa? Sì. Servono delle attrezzature particolari? No, no. Se non avete il copo pasta, cosa potete usare? Bravissimo. Un bicchiere. E se non hai il mattarello, cosa puoi usare? Cosa ho detto prima? Che questa qui l'avevano, questa qui è nata su questo programma per fare ricette dove si poteva utilizzare anche non attrezzature specifiche. Cosa c'è di cilindrico che abbiamo tutti in casa più o meno? Questo con che cosa la copro? La pellicola. Con la pellicola usiamo come mattarello quello. Quindi è fattibilissimo. Molto bene, non serve niente per tagliare, non serve nessuna attrezzatura particolare. Quindi ottimo. Bene, rispecchia pari pari il nostro criterio di trasmissione. Bene, abbiamo concluso e salutiamo tutti i nostri amici con un dolce. Ciao a tutti, ciao. Buona domenica. Chi è che ha preparato tutti gli ingredienti? Io. E allora? Ora io c'ho la tasca. Oh no, aspetta. Okay. Farina. Ok. Allora. Di farina. Perfetto, va bene. Poi burro. Allora, partiamo dalla farina. Quanto ce ne potrà? 300. 300 grammi di farina, perfetto. 75 di burro. Bravissima. Zucchero. Zucchero. 100. Bravo. Due uova. Lievito. 8 grammi. 8 grammi e poi l'altro bustino cos'era? Vanillina. È un aroma. E poi basta. Basta. Semplicissimo. Non abbiamo aggiunto altri liquidi, abbiamo impastato così, non abbiamo proprio neanche aspettato che si riposasse l'impasto. Via diretto. Ok? Adesso? Qui non servono neanche riposate, niente. Si mangia così, ecco, è subito. Ah, vai? Vai pure. Sei sicuro? No. Dopo. Dai, assaggiamo. Vai.
Tumbler alto, un filo di canna, quattro spicchi di lime, tre CL mix in marmori, due giù con il pestello, ghiaccio, soda, mente, lime, con tanto di cappello. Cake rosca, fragola zero, senza bocca, senza pensiero. Tumbler alto, zucchero di canna, mezzo lime e fragole fresche, un CL mix bar lime e due di fragola più. Pesto bene, aggiungo il ghiaccio, assaggia un goccio anche tu. Chi piace bere ma si avviato e non si è affatto, e no, se ti illudi di stare bene, ti bevi un bicchiere. Chi piace bere ma si avviato e non si è affatto, e no, se ti illudi di stare bene, ti bevi un bicchiere. Medoni sbagliato nella coppa champagne, una fetta d'arancia sulla base mi accompagna. Tre CL di prosecco, tre di Campari e tre martini rosso, passo e collasso. Se penso che il mio... E ora continuiamo la trasmissione con una rubrica molto amata, Sponda Sud. Oggi il nostro Ignazio De Francesco tratterà due argomenti. Il primo, quello un po' più triste, parlerà di piccoli italiani che ancora non hanno però la cittadinanza italiana. E il secondo invece parlerà del quartiere Archi di Ancona, un quartiere che ha ritrovato la propria vita e la propria vitalità proprio grazie agli immigrati. Benvenute a tutte e a tutti a questo Sponda Sud. Viaggiamo verso sud, però anche stando a nord, perché il sud si collega fortemente anche con il nord, con l'Italia, con l'Europa, e siamo sempre in contatto con padre Filippo Ivardi, padre Comboniano. Benvenuto padre Filippo alla nostra trasmissione. Grazie, buon giorno a tutti e a tutte voi. Allora, dunque, oggi abbiamo sul tavolo per questa puntata due argomenti che in qualche modo sono collegati. La prima è una petizione di una importante ONG italiana e internazionale, Save the Children, che dice una cosa molto semplice. In Italia ci sono 870.000 bambini delle scuole, nel ciclo scolastico, mi pare primarie e secondarie, che sono circa il 10% della popolazione scolastica. E questi bambini vanno a scuola, studiano, fanno i compiti, danno gli esami, costruiscono il futuro del paese, ma non hanno cittadinanza. E questa cittadinanza, secondo una legge, mi pare del 92, una legge di più di 30 anni, la possono acquisire solo molto dopo il compimento della maggiore età. Allora, ci puoi spiegare un attimo qual è il problema e il senso di questa petizione, che ovviamente invitiamo anche dai nostri canali a firmare, ad aderire? Benissimo, allora questa petizione è stata lanciata ad ottobre dall'associazione Save the Children. È una petizione che tiene conto della situazione, come tu hai ben detto, che noi tocchiamo con mano in Italia. Noi qui a Castel Volturno ne abbiamo tantissimi di giovani che sono figli di immigrati, nuova cittadinanza, ma non hanno i documenti italiani, non sono considerati cittadini italiani. Sono italiani in tutti gli effetti, sono giovani delle nostre scuole, sono giovani che sono nati qui, qui hanno il dialetto napoletano, in altre parti d'Italia parlano i vari dialetti, ecco, hanno solo le origini, ecco, di altri paesi. Sono 870.000 nelle nostre scuole, il 67% di loro sono nati in Italia, e questi ragazzi semplicemente, se devono fare una gita all'estero, per esempio, se devono fare una competizione internazionale sportiva, se devono accedere a un bando di concorso in Italia, non possono farlo. Si sentono stigmatizzati rispetto agli altri, no?
non hanno i documenti, non sono considerati cittadini italiani. Infatti molti dei nostri giovani qui se ne vogliono andare dall'Italia, vogliono andare in Inghilterra, vogliono andare in Germania, vogliono andare in Canada, in altri paesi. Questa petizione sostanzialmente chiede due cose. La prima è la riforma sulla legge della cittadinanza. È una legge molto vecchia, è la numero 91 del 1992, era un periodo in cui l'Italia, ecco, ancora era un paese di emigranti, no? E cominciava a conoscere le immigrazioni. L'immigrazione. Quindi andiamo indietro di 33 anni, non tiene conto dei cambiamenti epocali che abbiamo vissuto in questi anni. E poi soprattutto si vuole con questa legge sostenere l'inclusione scolastica, ecco, in modo tale che chi ha un background migratorio possa essere favorito dal punto di vista della formazione, della mediazione culturale, ecco, si possano tenere in conto quelle che sono le loro esigenze, quelli che sono i loro desideri, le loro aspettative. In Italia si era parlato di ius soli temperato, cioè di dare la cittadinanza alla nascita per i figli di immigrati regolarmente residenti, anche se personalmente sarei per uno ius soli più radicale, per darlo a tutti quelli che sono nati qua genitori di altri paesi, oppure si era parlato dello ius scholae, cioè di dare la cittadinanza al compimento di un ciclo di studi. Eravamo arrivati vicini alla legge della cittadinanza, ma poi, ecco, nel corso degli anni la politica non ha saputo dare risposte. Ora questa petizione è stata lanciata, ha già raccolto 92.000 firme e chiede sostanzialmente di riprendere in mano questo tema in un tempo ovviamente dove con questo governo le priorità sono assolutamente altre ed è molto difficile, però è giusto e doveroso osare e provarci. Grazie, grazie. Tu hai ricordato appunto gli effetti negativi, anche psicologici, anche le problematiche amministrative, burocratiche, ma anche l'impatto sullo sport. E vorrei solo ricordare due grandi case, Grete Nnakhi della Nigeria, nata a Torino nel 2004, a 14 anni è diventata campionessa di salto con l'asta, è stata premiata da Mattarella al Fiere della Repubblica, è diventata così, ma sta ragazzina, insomma, ha dovuto aspettare per avere questa benedetta cittadinanza italiana, di cui lei si fa un grande onore, per noi anche un grande onore. E lo stesso caso, un altro grande campione dell'atletica, Ghassan Ezzara, che sta del Marocco, che sta a Reggio Emilia. Insomma, vuol dire che queste forze giovani sono il futuro del nostro paese. E questa è una prima cosa. Allora, legato a questo, parliamo un attimo di possiamo dire un esperimento limite. Tu sei a Castel Volturno, ci hai già raccontato le vostre storie, ma ad Ancona, ecco, nel blog che tu ci mandi quasi tutti i giorni di informazioni su questo, c'è un quartiere degli Archi, se non sbaglio, che ha un record di persone che vengono dall'estero. Guardate che alle primarie il 99% degli alunni sono stranieri, sono di origine straniera. Allora, che cosa significa questo quartiere? Forse, per dirlo direttamente, è la fine dell'identità italiana. Vuol dire che è una maggioranza del Bangladesh, poi abbiamo senegalesi, abbiamo gente che viene dal Perù, albanesi, nordafricani. Ecco, è la fine dell'Italia il quartiere degli Archi? O l'inizio, non so. Non esiste un'identità italiana, anche l'Italia è frutto di tanti incontri di popoli, è un crocevia di popoli che si sono incontrati qui. Ecco, mi sembra bello questo esperimento che si fa in quest'area portuale di Ancona, proprio nel quartiere di frontiera di Archi. Che cosa sta succedendo lì? Proprio la cultura semina inclusione, quindi attraverso un doposcuola è un locale che è stato recuperato, era un vecchio magazzino, hanno un doposcuola con 50 bambini. E in un territorio appunto dove abbiamo una grandissima presenza multietnica di persone che provengono da tante terre diverse, il 50% sono appunto di provenienza di altre terre, la maggior parte sono bengalesi, ma abbiamo provenienze, ecco, dall'Africa, da tanti paesi. E qui davvero questo esperimento dell'associazione Accopolis è proprio quella di, attraverso la cultura del doposcuola, attraverso questo campetto denominato Pacifico Ricci, ecco, cercano appunto un luogo d'incontro, un luogo in cui giocare insieme, ma anche fare feste, fare concerti, organizzare dibattiti. Ecco, e sta diventando quel laboratorio di umanità che anche noi qui a Castel Volturno
stiamo cercando di fare. Noi abbiamo un dopo scuola con 90 ragazzi, stiamo cercando di costruire il nostro sogno, proprio un centro sportivo e ricreativo per i ragazzi, perché crediamo fortemente che in questi luoghi di periferia, in questi luoghi di frontiera, sia fondamentale incontrarsi intanto da piccoli, italiani, figli di italiani, figli di immigrati, stare assieme, conoscersi e crescere nella semplicità e nella normalità. Ecco, questo è già il seme, diciamo, di quello che è sicuramente l'Italia del prossimo futuro, di un futuro molto prossimo, che deve essere assolutamente interculturale, aperto al mondo. E questo fa bene perché l'identità cambia, l'identità diventa più globale, più ampia e si arricchisce. La diversità è sempre anche una sfida, sicuramente, no? Ma la diversità è anche benedizione, è anche un arricchimento, ecco, è anche la possibilità di uscire un po' di più da se stessi, dalle proprie abitudini, ecco, allargare lo sguardo, allargare il cuore al mondo. Bene, mi fai ricordare un'antica tradizione, diciamo, semitica, noi troviamo nel libro di Tabari, della storia di Tabari, che dice così: quando Dio ha creato Adamo, secondo il racconto biblico, coranico, ha mandato l'angelo a portargli terra da tutte le parti della terra. Questo angelo ha portato terra bianca, terra rossa, terra gialla, terra nera, ed è per quello, dice questo antico racconto, che nascono poi persone di pelle nera, di pelle gialla, di pelle rossa, di pelle bianca, e quindi vuol dire che le differenze tra le persone sono meno rilevanti di ciò che le accomuna. E poi l'altra cosa, così concludendo, che mi ha colpito la direttrice della scuola Leonardo da Vinci del quartiere degli Archi, dice: senza i bambini di origine straniera avremmo chiuso la scuola. Esattamente. Ecco, questa è la realtà. Quindi grazie, caro padre Filippo, e un appello alle persone che ci seguono dal carcere, che è un luogo altamente interculturale, interetnico. Date un esempio di vita comune a partire dalla vita ristretta. Questo è un messaggio importante. Grazie, padre Filippo, e alla prossima puntata. Grazie a voi, buona vita. Ciao. E anche oggi questa domenica di Carnevale termina qui. Speriamo di avervi fatto una degna compagnia e speriamo vogliate anche scriverci a redazioneliberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99, 40 128 Bologna. Un saluto a tutte le persone ristrette che ci stanno seguendo dalle case circondariali dell'Emilia Romagna e anche a tutti coloro che da fuori si sono sintonizzati su Icaro TV canale 18 o su Radio Città Fujiko. Vi ricordiamo che domani potrete stare ancora con noi e vi salutiamo. Vi saluto io che sono Antonella, Sofia che è stata alla conduzione con me oggi, Alessandro, Enea e Maria Cristina. A domani!